siamo nati, qualunque sia il colore della nostra pelle o la lingua che parliamo, tutti siamo stati circa 9 mesi nel grembo materno. Io addirittura l'ho dovuto condividere con mia sorella ed è con lei che inizio questa storia. Ma che cos'è la pancia di una donna incinta? La pancia di una donna incinta è una sfera di cristallo piena di sogni. È un atto di coraggio. È ammettere ad alta voce che futuro sarà. Decidere di avere un figlio significa scegliere la possibilità, l'allegria, anche se può far male, anche se può toglierti il sonno o farti sentire uno straccio. Io mi considero un'ambasciatrice di colori delle tante sfere magiche di donne in giro per il mondo. Il mio viaggio. Il mio viaggio nel colore ha inizio dal liceo artistico, da una grande passione per l'arte e dalla convinzione che in qualche modo con i colori si potessero trasformare le emozioni. E così la tristezza la immaginavo da grigia verde, e la noia anziché gialla la immaginavo beige. Lo sconforto lo immaginavo, anziché nero, blu. E la delusione? Nella bandiera del Brasile. Credo che con i colori diventi tutto più bello. E anche se all'università ho scelto di studiare altro e il lavoro che faccio ha ben poco a che vedere con il mondo dell'arte, i colori, in caso di emergenza, nella borsa li ho sempre portati con me. E un giorno l'emergenza è arrivata. Mia sorella gemella venne ricoverata incinta all'ospedale a causa di problemi nella gestazione. Io mi ricordo che era molto triste e nonostante la mia vicinanza fisica mi sentivo impotente. La osservavo, guardavo quel suo ombelico sporgente che sembrava quasi il nasino di un bambino desideroso di venir fuori. Allora presi una matita per gli occhi, 2 colori ad acqua che avevo in borsa e decisi di riportare la mia immagine mentale sulla sua pelle. Fu un successo immediato. La felicità di mia sorella, l'entusiasmo della sua compagna di stanza, quello delle ostetriche e delle infermiere, mi diedero la percezione che in qualche modo quel gioco che avevo appena fatto potesse recare beneficio. E definii quel momento una missione sorriso ben riuscita, che poi è continuata grazie alla potenza dei social network, che mi hanno permesso di proseguire ed arrivare fin qui. Grazie anche ad una mia amica, Francesca, che mi ha dato la possibilità di giocare sulla sua pelle e sulla sua gravidanza, quindi di testare i colori su di lei. E così, colore dopo colore, pancia dopo pancia, mi rendevo sempre più conto che mi piaceva dialogare con queste sfere magiche. E tanto. Quest'arte nasce in America, ma io l'ho completamente personalizzata, l'ho completamente fatta mia. Le donne mi contattano, io le raggiungo e le trasformo totalmente, ognuna con un'opera sempre diversa. Il rapporto che si instaura con loro è uno scambio di energie e di tante storie. Trascorriamo molte, molte ore insieme e mi ritrovo sempre ad un certo punto a dipingere sul bambino che scalcia e alle mamme viene sempre fame.
Questa storia mi ha dato una grande possibilità, quella di conoscere gran parte dell'Italia, di conoscere tante famiglie, tante storie, ma non solo, anche all'estero, in America, in Spagna, in Germania, Francia e molti altri paesi. E così città come Bari, Napoli, Roma, Nocera Inferiore, Venezia e tante altre città sono diventate una mia seconda casa, in cui ho trovato parenti, amici, familiari, tutti intenzionati e intenti ad aiutarmi per vedere queste pance sorridenti realizzate. Quindi l'empatia che si crea tra perfetti sconosciuti è la cosa che più mi appaga in questo mio percorso bellissimo. Spesso mi domandano qual è la mia pancia preferita. La mia pancia preferita è questa, perché è quella che più mi rappresenta, quella che più parla di me. Non perché io sia cattiva, sia ben chiaro, ma perché è una storia d'amore nel senso più ampio del termine. La mia è un'arte a tempo, è un'arte a battiti e avrà la sua conclusione nella realizzazione di un libro fotografico in cui ci saranno tutti i colori dei miei viaggi a far conoscere le pance nel mondo. L'obiettivo è arrivare a 101. 101 pance colorate, 101 storie d'amore, 101 sorrisi. Grazie.